Bene, iniziamo. Una volta che abbiamo cominciato l'intervista ascoltando il suo splendido pezzo, proviamo a farci raccontare brevemente dall'autore di che si tratta. Va bene, Tolomolina vuol dire che è una pezza molto convertiente, diciamo, ok, venite, ok, ballate, ok, muovete, dovete ballare con me. E oggi è una giornata di festa, quindi li cantiamo sempre quando si sono dei serenoni molto bella. Per fare dimenticare degli spiriti negativi, diciamo. Beh, grazie. Cristina Mattione, lo usiamo nel progetto che nasce un paio di anni fa e ora diventa un film. Sì, è nato nel 2018, l'ho scritto per un progetto Sprar Sibroini e qui abbiamo la nostra psicologa Giovanna che ha il ruolo della sirena, quindi il nostro è un film onirico, surreale, inverosimile. Abbiamo gli angeli, l'anima che è rappresentata da me, lui è l'oracolo, c'è l'angelo guida, lo spirito guida e i viaggiatori, la parte più importante. E questo film l'ho scritto appunto per lanciare un messaggio importante, forte, per integrare e far capire realmente che comunque ci deve essere pace tra di noi, non ci sono differenze, non c'è bianco, non c'è nero, non c'è nulla, siamo tutti uguali, non c'è diversità. Il tema è attualissimo, il tema è attualissimo purtroppo anche per aspetti negativi proprio di questi giorni. Lo chiedo alla sirena, così è stata presentata, cosa c'è dietro? C'è un'iniziativa culturale, sociale e appunto quest'idea del siamo tutti uguali, pur essendo diversi, siamo per fortuna, siamo diversi, ma siamo nello spirito uguale. Tutti uguali, sì, l'obiettivo anche del progetto, del laboratorio realizzato con l'aiuto di Cristina è quello di realizzare l'integrazione e l'accoglienza a tutti gli effetti degli ospiti, dei beneficiari, comunque dei richiedenti asilo, che sono gli ospiti dello SPRAR, o Sibroini, adesso come si chiama. Questo laboratorio, questo progetto, ha sicuramente fatto in modo che ci fosse un trasporto emotivo da parte sia degli attori, di chi ha realizzato, ma anche poi sicuramente di chi si troverà lì come spettatore. Tony, che parte fai nel film e in qualche modo qual è la tua collaborazione? Sì, io ringrazio tanto Cristina che mi ha coinvolto in questo progetto. Grazie. Sul tema importante di migrazione e integrazione, perché penso che nel mondo siamo tutti uguali. Io faccio il viaggiatore in questo film. L'angelo viaggiatore. L'angelo viaggiatore, e sono molto fiero e mi sono molto divertito. Ho conosciuto i ragazzi, sono strabiliati. Qui siamo solo una piccola parte, ma siamo in tanti. Ecco, ne approfitto, un progetto che coinvolge tante persone sì, impegnate nel sociale sostanzialmente, certo, che hanno evidentemente sposato una causa. Quando lo vedremo nel dettaglio, quando sarà completo e potremo vederlo? Ma noi ci auguriamo, ora stiamo iniziando con la vostra produzione, quindi nel giro di un mese e mezzo, di poter essere già operativi in tutto e quindi potervelo presentare augurandoci che questo messaggio comunque continui a girare sempre. Volevo sottolineare il fatto, l'abbiamo dimenticato un po', che è importante citare il contributo del Comune, sì, del Comune di Cata, e poi che insieme allo SPRAR e insieme alle culture diverse si sono prodigati effettivamente sì, un po' di tempo per la realizzazione di tutto quello che ha a che fare con l'integrazione della nel territorio. Ecco, io vorrei fare una domanda per concludere all'oracolo e poi chiedere di concludere questo anno, cominciare presentando diciamo, un altro pezzettino della canzone che ha aperto, l'intervista. Che esperienza è stata? Ti stai divertendo? Ti piace? Sì. Che messaggio è avuto? Sì, il messaggio è che intanto, come dici, ringraziamo Chris che combatte sempre, una persona molto cara per me,
che per ora sono pochi, chi crede nell'Africa, chi ama questa terra. Io dico sempre, alcuni sono nati sbagliati, qua in Sicilia, e dico sempre la Sicilia è l'Africa. Quindi con noi, quando vediamo delle persone, fratelli, sorelle, che combattono per dare sempre a new generazione, diciamo, per i bambini. Mi ha fatto, sono innamorato di questo terra, perché anche quando abbiamo fatto il concerto, anche suo figlio, non lo conosco, quindi che mio mamma sempre mi dice una cosa importante: quando fai la tua musica, vai a provarla con i bambini. Quando i bambini li ballano e li ascoltano, puoi andare tranquilla. E questo mi ha dato una gioia e felicità, veramente. Ci fai per concludere un altro pezzettino? Del... Sì, possiamo fare un altro brano. Un altro brano, va bene, perché l'integrazione è importante. Ok, diciamo sempre immigrati, immigrati, ma io dico un messaggio per i nostri fratelli immigrati. Ok, il razzismo non esiste. Basta che arrivi, ti comporti bene e educarsi. Educazione è importante. Quindi che chiacchiamo sempre di integrarsi. Quando ti integri, ti danno rispetto. Il rispetto è cosa importante. Per questo abbiamo creato una canzone, si chiama Sicuro. Ok, facciamo vedere pure come siamo siciliani. Okay. Sicuro, sicuro, sicuro. Everybody. Sicuro, sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro, sicuro. Io sono come te, tu sei come me, ma io sono come l'acqua, sei come me, ma io sono come fuoco, sei come fuoco, io sono come l'aria, e suyuka, 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 a maniera da lei che si immagina, quando arriva un'estate, tu vuoi diventare come mia. Calmo si unne sete, papà letto unne sei, mare unne sei. Io sogno di essere tutto siciliano, dalle mille facce degli africani. Sicuro, 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 vai unne sei. A caso! Grazie Angelo! Grazie a voi, complimenti!